Lo so, avete tutti una console e vi starete chiedendo cosa devo farci oltre che infilare il gioco e divertirmi. Beh, oggi vi svelerò un paio di segreti che potranno aprirvi le porte ad un nuovo mondo. Non ci credete? Rimanete fino alla fine allora del video e intanto ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere anche nella zona gaming. Per aiutarmi a crescere, se volete, iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche e se lo ritenete necessario alla fine del video lasciate un bel mi piace, che non fa mai male a nessuno. Partiamo! Numero 5. Molti si sono chiesti se sia possibile aumentare almeno un pochino la velocità della propria PS4. Beh, oggi abbiamo la risposta, in effetti si può. Avrete notato che dopo molti anni la nostra vecchia console comincia a tentennare in alcuni momenti, con lag micidiali nel menu principale. Per risolvere tutto ciò spegnete la PS4, dopodiché tenete premuto il tasto di accensione finché non sentite due beep. E dopo aver lasciato a quel punto il dito vi ritroverete nel menu speciale. Collegate con il cavo il vostro controller e premete il tasto PS, così potrete selezionare Ricostruisci Database. Aspettate qualche minuto, o nei casi peggiori qualche ora, e la PS4 si riavvierà più energica di prima. Provare per credere, in molti casi funziona e rende la console più veloce durante la navigazione. Numero 4. Sicuramente prendere un'istantanea nel gioco è stata una bella aggiunta, che non disdegno affatto anche se mi mancano i vecchi Start e Select. Comunque alcuni hanno notato che per prendere uno screenshot molte volte bisogna tenere premuto il tasto Share, ma da ora potrete semplicemente premerlo una volta e prendere l'istantanea in modo rapido senza dover aspettare. Basta andare in Impostazioni, Condivisione e Trasmissione e selezionare il tipo di controllo del tasto Share. Da lì istantanee delle schermate semplici. In questo modo non faticherete mai più. Numero 3. In accessibilità ci sono molti menu utili che vi consiglio di esplorare. Tantissimi evitano questa parte della console pensando sia qualcosa di stupido, ma non lo è. Per esempio, potrete attivare la funzione di zoom tenendo premuto il tasto PS più il quadrato, oppure riassegnare i tasti. In molti giochi avrete notato non esiste la riassegnazione dei tasti. Per farlo comunque potrete andare in questo magico menu salvavita. Numero 2. Avete mai notato un lucchetto sotto i vostri giochi? Si verifica perché c'è un problema con le licenze e quindi Sony vi blocca l'utilizzo. Ma basta poco, nel 90% dei casi, per risolvere. Infatti dovete andare su Ripristina licenze sotto gestione account e dopo una rapida sincronizzazione con PSN il gioco sarà di nuovo disponibile. Numero 1. I trofei sono veramente una bellissima aggiunta per aumentare la longevità di un gioco. Non sembra, ma grazie a ciò anche giochi brevi di 5 o 6 ore vengono rigiocati all'infinito pur di riuscire ad avere tutti i trofei, compreso il platino. Se siete però rimasti bloccati ad un trofeo specifico c'è un piccolo sistema per capire cosa fare. Andare su quello che volete e cliccare il tasto Option per selezionare la parola cerca su internet. In questo modo Google vi darà una mano. Utile, no? Poi ovviamente starà a voi riuscire a completarlo. Con questo concludiamo questo breve ma intenso video che spero vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace in quel caso e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.